Recensione della quarta puntata di Yokai, serie TV dedicata a Occhio di Falco, targata Marvel Studios, disponibile su Disney Plus, e il trend di puntate positive continua a progredire. Non si arresta, non si interrompe, anzi, ci sono un sacco di conferme in questo episodio che mi è piaciuto ancora di più del precedente. Certo, c'è meno azione, anche se comunque un episodio ritmato, però la trama progredisce, va avanti e progredisce anche il rapporto tra i personaggi. Tra passato e presente, la mitologia creata nel Marvel Cinematic Universe continua a espandersi e continua a pescare a piene mani e ad attingere a prodotti collaterali. Pensavamo che questa serie fosse un po' standalone, fosse slegata da tutto quello che noi abbiamo imparato a conoscere e amare nell'MCU, e invece non è vero, perché ci sono ben due connessioni a Black Widow. Una è legata ad Avengers Endgame e un'altra invece è legata per l'appunto all'omonimo film dedicato alla vedova nera di Scarlett Johansson, che qui ritorna con un personaggio che era già stato annunciato in campagna promozionale e che finalmente fa il suo debutto, con un costume fedelissimo alla sua controparte cartacea. Mi è piaciuto davvero davvero tanto il rapporto tra Clint e Kate, è il punto focale dello show, è sicuramente la componente più riuscita all'interno della serie. Si è creata un'atmosfera non solo da buddy comedy, ma proprio da padre e figlia, perché sotto Natale a Clint manca la sua famiglia, perché gli impegni e il lavoro lo tengono lontano dai propri cari, e anche il suo passato burrascoso come Ronin, contribuisce a mettere un carico da 90 al personaggio. E Kate invece deve risolvere la sua questione legata all'interesse sentimentale della madre, Jack, che comunque non la racconta giusta. Infatti, da questo punto di vista c'è anche uno sviluppo in merito al proseguo della narrazione. E esattamente come Kate manca un padre, a Clint mancano i propri figli. Ed è bellissimo che si crei questa dinamica in cui il duo deve provare a far quadrare la questione, deve provare a creare un piano per riuscire a venire a capo della verità, e allo stesso tempo prova anche a salvare il Natale, perché Clint si trova da solo, Kate si sente in colpa vedendo la situazione, la vulnerabilità, la fragilità di Clint. Il personaggio di Occhi di Falco purtroppo non si è mai trovato al centro dei riflettori all'interno di un progetto cinematografico, quindi è bello che finalmente venga esplorata la sua umanità, la sua fragilità, la sua vulnerabilità e soprattutto tutti i punti deboli e i fantasmi con cui l'arciere dei Vendicatori deve venire a capo e soprattutto provare a risolvere, perché è una persona profondamente disturbata. L'abbiamo detto, Clint purtroppo è vittima di due sindromi, quella dell'impostore e quella del sopravvissuto. Quella dell'impostore perché tutti lo ringraziano per essere l'eroe che ha salvato il mondo quando si sente solamente uno dei tanti, e anzi pensa di non aver sacrificato tanto quanto hanno fatto i suoi colleghi Avengers, e quella per l'appunto del sopravvissuto, perché dice: io ho ancora una famiglia, l'avevo persa per via del blip, avevo perso tutte le persone per me importanti e oggi ho di nuovo la mia famiglia e sto vivendo quella che dovrebbe essere la mia felicità, ma non riesco ad andare avanti perché mi ossessiona il ricordo di Nat, il fatto che lei si sia sacrificata per far sì che io oggi sia ancora qui, e credo di non averle reso onore. Questa cosa si traduce in due sequenze veramente molto belle, in cui viene dapprima ricordata, rimembrata sotto forma verbale, e poi in una sequenza di una caduta di Kate che, anche grazie all'enfatizzazione, l'enfasi della colonna sonora che viene ripescata proprio da quel film, fa rivivere il trauma Clint al punto da spingere ad allontanare la ragazza. La trama, ripeto, progredisce. Sappiamo che adesso Jack è coinvolto con la mafia intuita, e questo potrebbe comunque portare avanti anche la sottotrama dell'omicidio di Armand. E sappiamo anche che Echo ha bisogno di assecondare questa sua sete di vendetta, senza comunque far sì che attiri l'attenzione di qualcuno che avevamo già visto e conosciuto nella precedente puntata. Il misterioso zio, un criminale che è bene non far arrabbiare, lo sappiamo tutti, pensiamo sia dalla risata che, cazzo, è quella di Luca Ward, sia da quei gemelli che sostanzialmente si stia parlando di Wilson Fisk, di Kingpin, anche perché Vincent D'Onofrio, in maniera molto sneaky, sta continuando a retweetare post, fan art, video, clip, chi più ne ha più ne metta, in relazione alla serie di Occhi di Falco, spendendo solo parole positive, cosa che non ha fatto con nessun altro prodotto Marvel, quindi diciamo che la discrezione non è di casa all'MCU di questi tempi. E
Torna anche Yelena Belova di Florence Pugh. Sono molto contento di vederla in scena. Il combattimento è stato davvero bello. Si stanno giostrando con i piani sequenza, non lunghi come quello della scorsa puntata dell'inseguimento in auto sul ponte di Brooklyn, non lunghi come quelli a cui siamo abituati al Daredevil di Charlie Cox nella serie Marvel Netflix, ma comunque un combattimento in piano sequenza decisamente godibile. La coreografia dell'azione funziona bene e soprattutto abbiamo anche un po' di world building, un po' di mitologia su come funzionano le frecce di Occhio di Falco. Il fatto che lui, ci siamo sempre detti, ma frecce infinite, ma poi che fine fanno? Spoiler, le va a recuperare manualmente. E questa è una cosa che contraddistingue ancora di più il personaggio. In mezzo a tante divinità, metaumani, alieni, super soldati e persone con armatura high-tech, lui continua a essere un uomo. Lo stesso uomo che, sì, ok, ho delle frecce fighe che fanno dei gadget, incredibili, con delle punte truccate, però devo andarmela a riprendere perché non è che me le continuano a dare chissà quante. Sì, ok, so fare delle acrobazie, so fare dei trick fantastici anche con dei quarti di dollaro, rendendoli delle armi in grado di far perdere i sensi alle persone. Credo che questo trick nello specifico in futuro tornerà utile negli episodi restanti di questa prima stagione. Continuo a definirla tale, per un motivo. Però allo stesso tempo sono sempre quello che quando si ferisce e sta molto male non ha la possibilità di rigenerare le proprie ferite, non ha la possibilità di avere una capsula di recupero. Sostanzialmente devo legarmi, devo scocciarmi con del nastro isolante, dei surgelati addosso e curarmi come fanno le persone comuni. Mi piace questo senso di ordinarietà, di umanità, di tradizionalità, di realismo e di razionalità che contraddistingue, che permea il personaggio interpretato da Jeremy Renner. E perché parlo di prima stagione? Perché sostanzialmente molti potrebbero lamentarsi che alcune scene come quelle con i LARPer o magari la quotidianità che si è respirata prima a Casa Bishop e successivamente tra Kate e Clint con i maglioni brutti a livello natalizio, le decorazioni anche sull'adorabile Pizza Dog e l'addobbo dell'albero di Natale possa effettivamente essere un prenditempo, possa essere quasi non necessario, possa risultare quasi filler. Secondo me in una serie che per la prima volta è una serie, non un film spezzato in più parti, contribuisce a creare un legame, contribuisce a sviscerare i personaggi, ad approfondirli e a caratterizzarli come nessun'altra serie Marvel, forse WandaVision ce n'è andata vicino, era riuscita a fare. C'è continuità, la trama va avanti, progredisce, molto di più che nella scorsa puntata, ma un po' più lentamente rispetto alle prime due, e potrebbe dare quasi un senso di frettolosità alle due puntate rimanenti, perché basterà il tempo a disposizione nella quinta e nella sesta puntata a chiudere il tutto? Probabilmente non ha bisogno di farlo, nel senso che mi basterebbe una scena post-credits che mi mostra Wilson Fisk e poi la promessa che lo rivedremo altrove in un futuro progetto Marvel collaterale, televisivo, cinematografico che sia. E ancora, secondo me la cosa importante è chiudere l'arco di vendetta di Echo e allo stesso tempo chiudere l'arco di vendetta di Yelena, perché si tratta di due personaggi che sono in scena proprio per vendicarsi da una parte di Ronin e dall'altra di Occhio di Falco per aver perso o portato via loro qualcuno di importante. Però sono personaggi che devono chiudere quest'arco narrativo in maniera anche piuttosto sbrigativa, perché secondo me è tutta una questione di chiarimenti. Quindi un dialogo ben assestato dopo l'ennesimo combattimento, dopo l'ennesima zuffa, può effettivamente portare i personaggi da un punto di in un punto di svolta, dal punto A al punto B. Non serve necessariamente più tempo di quello che necessita. Diciamo che la cosa che potrebbe essere forse rushata un po' troppo è la trama principale, l'omicidio di Armand, il coinvolgimento della madre di Kate, che è palese, che conosce l'abilità del fidanzato e non se ne preoccupa nonostante gliel'abbia fatto notare anche un Avenger perché è coinvolta nel tutto. A che cosa serve quell'orologio? Chi è la persona che adesso è fuori dai giochi ma potrebbe ritrovarsi in pericolo? Eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di dinamiche che vanno ancora rispolverate e risolte. Però non è niente di così impegnativo che possa portare via o richiedere così tanto tempo. Quindi, secondo me, in due puntate c'è ancora l'opportunità per chiudere il tutto. Qualora non si volesse chiudere e questo fosse solamente il primo atto, come penso, una prima stagione, a me andrebbe bene, perché secondo me Kate, per quanto coraggiosa, per quanto spigliata, per quanto talentuosa sia, di fatto pecca di inesperienza e di conseguenza, secondo me il personaggio ha bisogno di un rodaggio più lungo. C'è bisogno di una seconda stagione per far sì che Clint appenda l'arco al muro e passi già il testimone.
pianificano una cosa, Kate va contro quel pianificare, va oltre, decide sempre di reinventare, e per carità è bello avere l'inventiva, ma questo mette sempre in pericolo Clint. Infatti, se fosse uscita subito, probabilmente non sarebbe stata attaccata alle spalle da Echo. Quindi, per quanto mi riguarda, questa serie continua il suo percorso di puntate positive. C'è world building, c'è mitologia, c'è caratterizzazione dei personaggi, c'è ampio respiro, c'è azione, c'è sviluppo della trama e soprattutto non c'è incoerenza a livello narrativo. Il ritmo è molto costante, non ci sono episodi da montagne russe e questo è un gigantesco sì per quanto riguarda. Mancano due puntate e purtroppo l'esperienza Marvel in televisione ci insegna che potrebbero essere sufficienti a ricrederci negativamente, però per una volta, vuoi perché siamo sotto Natale, preferisco armarmi di ottimismo.